Se vogliamo veramente promuovere una condizione di salute, noi non possiamo che essere tutti impegnati intenzionalmente nel progetto di prevenzione che una città, una regione devono portare avanti. L'altro aspetto mi sembra interessante, perché questo progetto, che per un verso lavora in una promozione fatta attraverso gli strumenti e i media classici per la promozione, e dall'altra parte fa un'operazione, tenta di portare all'interno delle scuole, quindi del dialogo con i ragazzi, una rappresentazione della salute che prevede l'agency, che prevede il protagonismo del giovane, e quindi tutta una serie di attività che questo protagonismo nella costruzione della salute in senso lato, e quindi una salute che per un verso trova fattori biologici, psicologici, sociali, ma anche molte variabili specifiche del singolo alunno, quindi una salute che diventa un prodotto culturale per un verso, perché promosso e guidato dalle istituzioni che rappresentano l'attenzione alla scuola, all'educazione, alla formazione, e peraltro un percorso che vede l'alunno protagonista. Credo che questo sia oggi la caratteristica più rilevante di questo progetto. È stato siglato dalla dottoressa Altomonte, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'assessorato regionale alla sanità, proprio per tentare di mettere insieme le proprie risorse, le proprie forze, e quindi promuovere salute e stili corretti di vita fra gli studenti, soprattutto fra gli studenti di tutta la Sicilia. Effettivamente la scuola è il luogo privilegiato dove si può costruire una vera cultura del benessere e della salute, intesa non più come nel passato si faceva, come assenza di malattia, ma al contrario come un ciclo virtuoso che comprende il benessere fisico, ovviamente, ma anche il benessere psicologico, mentale e anche il benessere sociale. Ecco che allora siamo all'interno di una complessa condizione di benessere personale e sociale che deve essere stimolata e coltivata proprio all'interno della scuola. Per fare questo noi riteniamo, insieme appunto all'assessorato alla salute, per fare questo è importante che ci sia un investimento sui giovani attraverso gli adulti che ogni giorno si occupano dei giovani, cioè gli insegnanti, i dirigenti scolastici, ma anche i genitori. Ecco perché il protocollo d'intesa prevede un lavoro attento di promozione di questa cultura del benessere anche attraverso una gestione della didattica in classe quotidiana che sia più attraente per i ragazzi e che li aiuti a sviluppare quelle che noi tecnicamente chiamiamo funzioni di coping, cioè abilità di coping, cioè capacità di sapere rispondere alle avversità, alle difficoltà, ai problemi che purtroppo nel nostro mondo sociale contemporaneo sono costantemente in agguato. Mi riferisco ovviamente ad alcuni attacchi che nel mondo della salute, diciamo, dei nostri figli, dei nostri ragazzi, arrivano da un esterno, da un sociale molto problematico, per esempio la circolazione di droghe, di sostanze, oppure le dipendenze nuove che sempre più osserviamo soprattutto da internet o anche da altre strutture, diciamo, informatiche, telematiche, che determinano un vero e proprio malessere nei ragazzi. Tutto questo si può e si deve contrastare. Si può perché ormai abbiamo delle conoscenze specifiche che ci aiutano a capire quali sono i punti di debolezza e di fragilità sui quali intervenire. Si deve perché diventa un impegno etico, soprattutto da parte delle istituzioni e da parte degli adulti, che hanno una enorme responsabilità nella costruzione appunto di una dimensione di benessere dei nostri figli.
Noi di protocolli ne abbiamo già avviati diversi. Questo però è particolarmente importante perché punta su quelli che sono i due fattori fondamentali per incidere sulla prevenzione, che sono gli stili di vita e l'educazione alimentare per quanto riguarda tutta la fascia delle scuole elementari, e invece per quello che riguarda i ragazzi del liceo si mira più alla prevenzione sugli abusi, le dipendenze, alcol, che sono un po' purtroppo le piaghe della nostra società, e che diciamo correlate con un'educazione culturale che molto spesso spinge alla trasgressione o comunque attende ai falsi miti, dobbiamo un po' far capire ai ragazzi quelle che sono le conseguenze diciamo di adottare stili di vita sbagliati. Per cui diciamo l'operazione tende proprio a questo, tende a coinvolgere i ragazzi, tende a coinvolgere le famiglie e chiaramente diciamo con la regia della scuola, con cui c'è questa alleanza sempre più forte, e devo ringraziare la sensibilità veramente dei responsabili delle istituzioni scolastiche, perché sono sempre più aperti a queste iniziative. Il piano di comunicazione riguarda gli screening, che sono una tematica fondamentale per combattere le malattie oncologiche, che sono purtroppo in crescita, quindi diciamo se non interveniamo sulla prevenzione non abbiamo veramente armi efficaci da mettere in campo, ma anche le donazioni di organi, le donazioni di sangue, quindi è diciamo un programma a 360 gradi che ci vede impegnati e che secondo me costituisce la vera scommessa della salute, sia sotto il profilo della qualità della salute futura dei nostri cittadini e anche sotto il profilo finanziario, perché prevenire comporta un risparmio di spesa non indifferente in prospettiva.